Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo unboxing. Oggi unboxing a tema Venom offerto da EMP. EMP è un sito di merchandising veramente fantastico. Sul sito possiamo trovarci veramente di tutto, dall'abbigliamento agli accessori per la casa, dai Funko Pop ai vinili e tanto tanto altro. Ovviamente ad ogni tema, Marvel, Harry Potter, Stranger Things, DC Comics e molti altri prodotti. Davvero un negozio online super fornito. Come vi ho già detto, l'unboxing di oggi è a tema Venom, perché ormai da qualche settimana si parla molto della possibile uscita del trailer del film di Venom 2, che sfortunatamente è stato rimandato a giugno del 2021. Ecco qui il pacco. Direi di passare subito a vedere che cosa mi hanno inviato. Ecco qui ragazzi, per non distruggere gli oggetti che ci sono all'interno, anche perché ce n'è uno che è veramente molto fragile, dentro il pacco c'è veramente tanto tanto imballaggio. Ok, qui dentro ci sono le due cose a tema Venom che EMP mi ha inviato. Direi di partire da questa fantastica felpa. Ragazzi, guardate che bella. È stampata anche nel retro dove c'è scritto "Può Peter uscire e giocare?". Ovviamente con Peter credo si riferisca a Spider-Man. Ebbene, indossiamola. Ragazzi, è bellissima. Mi piace tantissimo il fatto che nelle due maniche ci sia di nuovo il logo di Venom. E poi che dire della stampa che si trova sotto? Bellissima. Però ora la levo perché ormai da qualche giorno in Sicilia c'è veramente un caldo super inaspettato. Si vede che sta arrivando l'estate finalmente. Non vedo l'ora veramente di indossarla per uscire, quando potremo uscire la prossima stagione, però, perché per ora c'è veramente molto caldo. Oltre alla felpa però mi hanno inviato una cosa che posso usare quasi ogni giorno. Una scatola rossa con il logo della Marvel con il pluriball attorno. Veramente una cosa super utile. Guardate, il logo c'è anche sopra e ai lati. Non me l'aspettavo veramente che il logo venisse riutilizzato più volte nella stampa. Ragazzi, ovviamente no, la scatola serve solo per contenere quello che di solito fanno le scatole, il loro mestiere. La tazza con la faccia di Venom. Apriamola. Ok, ho il mio divertimento per stasera. Ecco qua ragazzi, che dire, fantastica. Mentre cerco di aprire questa tazza, vi racconto quello che è successo oggi con questo pacco. Ovviamente sapevo già che EMP mi avesse inviato una felpa e una tazza di Venom. Eccola qua. Il pacco è appunto arrivato oggi quando sto registrando questo video. E ormai, come faccio ultimamente, anche questa volta ho chiesto al corriere di lasciare il pacco all'atrio, davanti alla porta. Solo che questa volta, non so perché, proprio sapeva che dentro c'era la tazza, ha lanciato il pacco per terra. Meno male che appunto EMP, che non c'entra niente appunto con il corriere, protegge perfettamente i prodotti che invia e appunto la tazza non ha neanche un graffio. Meno male, perché avevo sentito un rumore veramente bruttissimo. Proprio nel momento in cui gli ho detto "lo lasci lì", ho sentito questo. Mi sono spaventato. Come ho già detto, ovviamente il corriere non c'entra niente con EMP. Era solo un piccolo aneddoto che volevo raccontarvi in questo video, dato che è successo con questo pacco. Ragazzi, se anche voi volete questi due prodotti, vi informo che trovate il link giù in descrizione, sia di entrambi i prodotti che di EMP stesso. Fatemi sapere con un commento qui sotto se qualche volta avete già comprato da EMP e ne siete rimasti soddisfatti, perché è veramente un bel negozio. Ora, a parte la collaborazione, credo veramente che sia molto molto fornito. E niente ragazzi, lasciate un like al video, iscrivetevi se non siete iscritti, attivate la campanella, seguitemi su Instagram, trovate il link giù nella descrizione. E io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi. Noi ci vediamo in un prossimo video, sempre sul mio canale. Ringrazio EMP, Andri passa e chiude. Ciao!